cari ascoltatori di OK Italia Parliamo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto un atto d'amore alle banche, un atto d'amore per l'Italia, per i cittadini e anche per tutte le imprese. Lo ha detto facendo appello al sistema bancario affinché faccia un grande sforzo per erogare subito la liquidità tanto attesa delle imprese che ne hanno bisogno. Ed ancora ha dichiarato lo stesso governo che si sta monitorando la risposta del sistema bancario al decreto liquidità per garantire che vengano erogati questi finanziamenti in modo legittimo e corretto. Purtroppo, come tutti però sappiamo, l'amore è bellissimo e non fa male soltanto quando viene ricambiato. I numeri in nostro possesso purtroppo sembrano dirci però che in questo caso le banche non sempre ricambiano il nostro amore, soprattutto l'amore delle nostre imprese, soprattutto le piccole e micro imprese. Sono state finanziate per ora soltanto la metà delle richieste per i finanziamenti fino a 25.000 euro e solo una su quattro per quelle che hanno fatto richiesta fino alla soglia dell'800.000 euro. Di questo e tanto altro parliamo oggi con il nostro ospite, la parlamentare del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Carla Ruocco. Buonasera Ruocco. Buonasera, buonasera a tutti. Ruocco, i dati di cui ho parlato prima in apertura vengono proprio dal mondo delle banche, che ha risposto ad un questionario che avete inviato come commissione parlamentare appunto d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario che lei presiede. 148 sono stati gli istituti bancari che hanno ricevuto il questionario e tutti hanno risposto ad eccezione di due banche, una cosa abbastanza grave secondo me, e sarebbero Banca Nazionale del Lavoro e Banca Generali. Come commissione avete anche realizzato, penso questo sia un aspetto estremamente importante, un form per raccogliere tutte quelle segnalazioni che possono arrivare da cittadini, da imprese, dai professionisti sulle difficoltà che hanno riscontrato, che riscontrano o sulle inadempienze delle banche o delle finanziarie in relazione alle leggi dello Stato e in particolare a tutto quanto messo in campo per contrastare l'epidemia Covid-19. Quali sono, Ruocco, i dati emersi dalle prime segnalazioni ricevute, ma soprattutto come utilizzerete queste segnalazioni? Allora, buonasera a tutti, grazie dell'invito, perché questo è un argomento importantissimo che la Commissione ha affrontato dal primo giorno di lavoro. Abbiamo subito attivato uno sportello, tra virgolette, virtuale, sulla base del quale appunto il risparmiatore che entra in una banca possa segnalare con un form dedicato il tipo di problema a fronte di quale richiesta e la filiale a cui si è rivolto. Bene, sono arrivate migliaia di segnalazioni, circa 3.000 soltanto all'interno della nostra casella e attraverso il form. In più quelle poi sono da aggiungere, tutte quelle attraverso i social e i vari canali che abbiamo messo a disposizione, anche più informali. Quindi veramente questo dato ci ha allarmati e non soltanto abbiamo subito attivato anche Banca Italia sul punto, che a sua volta ha aperto un help desk dedicato 24 ore su 24 e attraverso questo servizio e il feedback che noi diamo come commissione d'inchiesta apre proprio un esposto, quindi un controllo, un tipo di controllo diretto alla filiale per quella fattispecie. Quindi già abbiamo attivato Banca Italia, ma non ci siamo fermati. Abbiamo riordinato tutti i dati, quindi dividendoli per banche e quindi monitorando l'attività delle singole banche. Da una parte abbiamo attivato questo tipo di controllo, dall'altro lato una circolarizzazione, ho fatto revisione contabile, ricordo che quando si dovevano controllare, no, i dati si circolarizzava, quindi abbiamo inviato delle lettere via APEC alle banche, a 150 circa istituti di credito che hanno tutti risposto, tranne appunto i casi che faceva lei, però questo magari hanno risposto adesso, insomma alla scadenza mancavano alcune risposte, ma la maggior parte erano complete e abbiamo riscontrato che effettivamente anche rispetto a prestiti di piccola entità,
di quelli inferiori ai 25.000 euro, che quindi non chiedono una particolare istruttoria sul merito creditizio, e quindi dovrebbero andare assolutamente de plano, immediatamente erogati, ecco, anche su quelli, diciamo, c'è una lentezza e una grande difficoltà. Sì, circa il 52% sono stati accolti, e quindi per quell'entità effettivamente ci sembra molto esigua come percentuale. Ma non ci fermiamo qui. Gli esposti che ci hanno mandato, che ci hanno inviato i cittadini, verranno da noi analizzati ulteriormente, e contatteremo le banche, ripeto, avendole divisi per singolo istituto di credito, e di conseguenza si daranno delle risposte anche puntuali ai cittadini che hanno inviato queste richieste. È molto importante quindi che ci sia un continuo dialogo con i risparmiatori, che sono la vera spia, perché alla fine dei conti all'interno dei palazzi ci si perde tra dati e cavilli, però talvolta bisogna immediatamente riattivare il dialogo con il cittadino, che è lui che ha la difficoltà e che appunto va ascoltato, perché deve sentire che l'istituzione c'è. Molto bene. E poi dimentico, sì, aspetti che questa è una cosa importante. La prossima settimana, tra l'altro, a valle di questi questionari, che poi approfondiremo banca per banca, la prossima settimana verranno invitati in audizione anche i vertici dei maggiori istituti di credito per commentare questi dati ed approfondirli. Molto bene, però Rocco, mi viene da pensare, non è che i ritardi delle banche e anche i lunghi tempi di attesa che abbiamo dovuto aspettare per vedere pubblicata sulla loro home page la modulistica necessaria per accedere a questi finanziamenti, ecco, diciamo, non è che questa sia stata una pressione voluta dal mondo delle banche, perché sappiamo bene che chiedono un salvagente per i vertici delle banche, o chiamiamolo nel giusto modo, chiedono uno scudo penale che permetta di conciliare le esigenze di celerità di accesso ai finanziamenti per le imprese con la rapidità o assenza degli adempimenti che ordinariamente sono imposti per la valutazione del merito di accesso al credito? Sì, sicuramente questo tema c'è. Infatti è stato ampliato comunque l'autocertificazione. Qui bisogna bilanciare il ragionamento riguardo alla burocrazia rispetto appunto al fatto di rispettare la legge dal punto di vista penale, perché talvolta alla deburocratizzazione corrisponde un lassismo dal punto di vista penale, e questo tra l'altro è stato anche riscontrato da persone autorevoli che si occupano appunto di antimafia, dallo stesso nostro presidente della commissione Nicola Morra, dal procuratore Cafiero De Rao. Quindi è un tema centrale ed importante. Meraviglia che le banche se lo pongano quando a chiedere un prestito a un cittadino per poche migliaia di euro, e se lo pongano molto meno quando abbiamo visto i scandali bancari, quando sono altri soggetti. Quindi talvolta il problema penale dipende dalla richiesta, e anche su questo faremo un approfondimento. Questo è importante anche perché, sa, ci sono tantissimi imprenditori, ma parlo soprattutto di piccole e micro imprese, che sono purtroppo del tutto sfiduciate sull'arrivo reale dei tanto annunciati aiuti, che ritengono arrivino soltanto ai grandi gruppi industriali. Abbiamo tutti quanti letto e sentito anche la vicenda di FCA, ma non solo. Presidente Ruocco, se non garantiamo credito e liquidità a questa popolazione di imprenditori, non rischiamo che vadano a cercare questa liquidità altrove, che finiscano nelle pronte reti della criminalità organizzata? Purtroppo già sta accadendo, è per questo che la commissione d'inchiesta è molto attiva. Guardi, pensi che SACE, che è stata chiamata in audizione, perché abbiamo già fatto un preliminare ciclo di audizioni con la task force che si sta occupando del monitoraggio in seno al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Allora, SACE, che è appunto l'organismo che eroga i crediti di maggiore entità, diciamo, più che altro diretti più verso una media impresa, eccetera. Allora, ha erogato ad oggi, fino a qualche giorno fa, circa 157 milioni
di finanziamenti, ma noi sappiamo che c'è una richiesta che Sace, insomma, analizzerà tra poco di circa 6 miliardi e 4 per una società che risiede tra l'altro a sede legale in Olanda, e insomma questo ci allarma, anche su questo vogliamo fare un approfondimento, perché come dice lei, insomma, dobbiamo assolutamente partire dal presupposto che noi dobbiamo salvaguardare la nostra piccola e media impresa, dobbiamo tutelare il nostro paese, perché è lì che dobbiamo vivere, e quindi questo è una priorità assoluta. Avete previsto anche dei vincoli circa l'insediamento produttivo, che non si possa delocalizzare successivamente e che bisogna tenere ovviamente il ciclo produttivo in Italia per coloro che chiederanno finanziamenti? Sì, questo diciamo già è previsto in, già nel decreto di liquidità, dignità, si è stabilito alcuni limiti alla delocalizzazione. Proprio per questo, tra l'altro per un altro versante, vogliamo approfondire anche con il ministro Gualtieri, che verrà in audizione la prossima settimana, vogliamo approfondire le condizioni, ecco, sulla base delle quali lo Stato sta fornendo questa garanzia di 6 miliardi e 4, e se sono condizioni reali di, appunto, diciamo, garanzia per il nostro Stato, dei livelli occupazionali e quant'altro. Anche se a mio avviso bisogna anche fare un ragionamento sul piano industriale in generale, su quelle che sono le prospettive dei settori, cioè bisogna aiutare i lavoratori sicuramente, però bisogna anche poi porsi quale sia l'industria del futuro. Certo, il settore automotive ha sempre in qualche maniera drenato tanto aiuto di Stato, e va bene, giusto, un grande settore, un settore importante, i lavoratori non vanno trascurati, tutto quello che vogliamo, però dobbiamo anche pensare a ciò che avverrà in futuro, altrimenti questo settore lo aiutiamo inutilmente. Questo è vero. Guardi, lei ha prima citato il ministro dell'economia, il ministro Gualtieri. Gualtieri, in una conferenza stampa, c'è stata una domanda di un collega giornalista che gli chiedeva cosa si poteva fare per le imprese, per quei casi di segnalazione, di protesti o altro. Ci sono tantissime imprese che hanno dei crediti deteriorati che sono antecedenti all'emergenza Covid-19. Queste imprese possono, regolarizzandoli oggi, accedere alle misure previste per i finanziamenti garantiti? E se sì, Rocco, si possono sanare anche tali esposizioni ricorrendo allo strumento del saldo e stralcio? Allora, per quanto riguarda il prestito cioè della conversione della liquidità in commissione finanze, adesso che è in fase di conversione, abbiamo terminato il lavoro di commissione, noi abbiamo esteso la possibilità delle imprese di chiedere anche qualora siano in difficoltà, e anche abbiamo superato anche il problema della famosa inadempienza probabile a prescindere dalla data. Quindi sì, adesso le maglie sono più ampie, anche se le imprese hanno avuto delle difficoltà nel passato, ma le hanno sanate, e quindi quelle che erano le definite le inadempienze probabili rientrano nella possibilità di copertura. Non soltanto si è alzato il tetto del 100% di garanzia dal 25.000 euro, si è alzato al 30, si è allungata la durata temporale la tempistica di restituzione, quindi fino a 10 anni. E un altro punto fondamentale che la Commissione d'inchiesta aveva a gran voce richiesto e è stata accolta: la sospensione dell'iscrizione alla centrale rischi, perché se un'impresa è in difficoltà, appunto anche a causa delle vicende del Covid, che sono proprio quelle imprese che vanno salvate, noi la scriviamo alla centrale rischi, di fatto tagliamo le gambe. Quindi Ricordiamo anche su che c'è una sospensione fino al 30 settembre, è stata prevista, fino al 30 settembre del 2020. sì. Poi vediamo insomma anche l'andamento generale. Ecco, su questo aspetto che diceva adesso, il mondo delle banche recepirà bene queste indicazioni che state dando, perché è molto importante. Lei ha detto prima, le imprese che riescono a sanare, a regolarizzare situazioni di criticità anche antecedenti all'emergenza epidemiologica Covid-19 possono tranquillamente accedere alle forme di garanzie messe in campo in questo momento. Le banche come reagiscono su questo?
Vedremo, perché comunque il lavoro va monitorato, perché poi ci sono alcune fattispecie, come dicevo, per esempio le fattispecie delle inadempienze probabili che sono più chiare, ci sono gli importi, dipende anche dall'importo che l'impresa chiede, quindi ci sono delle sfumature, tra virgolette, e che dipendono anche, ecco, qui rientra anche la buona volontà del sistema bancario. Che va monitorato, sì, bisogna sicuramente giusto chiedere un atto d'amore, però poi alla fine anche della persona che ti ama tanto bisogna fidarsi fino a un certo punto, no? Figuriamoci delle banche. Questo è vero. Allora io ringrazio veramente Carla Ruocco, veramente tutto il nostro appoggio per questa sua grande grana che sta seguendo, perché essere presidente di questa commissione ovviamente è molto importante. Lei mi ricordo che ha rinunciato all'incarico di presidente della commissione attività Sì. produttive proprio per non avere la doppia Finanze, finanze, Commissione finanza. Finanze. Chiedo scusa, ma penso che questa delle banche le dia veramente da battere. E ho rinunciato anche all'indennità di carica, sia come Presidente di Commissione Finanze che come Presidente della Commissione d'inchiesta. Mai come in questo momento, questo le fa onore, allora. Noi torneremo Grazie. sicuramente a collegarci con lei per avere nuovi aggiornamenti, perché penso che questo modo di fare informazione, dare un'informazione chiara, corretta e diretta, sia veramente quello di cui hanno bisogno le nostre imprese per essere aiutate a ripartire. Cara Ruocco, di nuovo grazie per la disponibilità. Grazie. Arrivederci a tutti i nostri ascoltatori. A presto. Arrivederci. Grazie. Arrivederci, grazie.